dare il buon pomeriggio a Anita Medici, ma che bello averla qua. Che bello, e poi ci possiamo per anche... Per me lei è un simbolo di vitalità, si può dire? Sì, si può dire, non è male. Mi piace tanto. Grazie, buon pomeriggio a tutti intanto. Grazie, sì. Allora, il suo vero nome è Patrizia Vistarini. Sì. In arte Anita Medici. In arte Anita Medici. Ma chi l'ha ammesso deciso, che ci sia arte? È il femminile di Mito? È il femminile di Mito, guarda, devo dire che un genio del grande cinema italiano, insomma, adesso poi non vorrei iniziare una polemica sull'attuale cinema italiano, è Piero Gherardi. Ma perché che... no? Ma no, facciamola. No, per carità, Piero Gherardi, grande art director di Fellini Visconti, cioè... Ecco, sì, per dire. Quel cinema lì. Quel cinema lì dove io ho cominciato, insomma, quando già stavo un po' traballando, però ha avuto questa cosa, perché allora poi si usava un po' di più il nome d'arte, la cosa, cioè tu sarai un mito, lui e diceva. E quanto ci vuole abituarsi al nome d'arte? Ci vuole un po', perché poi considera che era ancora prima del 68, ma questo fatto di... era già una falsificazione, no? Diciamo, il fatto di avere il nome d'arte, che io non volevo accettare, per cui non mi giravo quando mi chiamavano anche alla conferenza stampa, i giornalisti, le cose, eccetera. Io sdoppiamento di personalità, così. Ci staranno chiamando qualcun altro, no, ma proprio scientificamente, ecco. Cioè non accetto la sua... Invece poi dopo mi sono affezionata, è un bellissimo nome, cioè un'assonanza, qualcosa di musicalmente, sì, che resta, che resta, che resta, ecco. Non c'è dubbio. Grazie a Piero Gherardi. Dopodiché uno se sente Anita Medici immediatamente c'ha nella testa una serie di immagini, di volti. Io le faccio vedere, correva l'anno 1973, e le faccio vedere un po' di foto, un po' di cose che vengono in mente quando si pensa... Cioè, beh, a quegli anni lì, poi certo, certo. Perché chi c'erano? Ecco. C'erano le canzonissime, mi aiuti. Sì, c'erano le canzonissime, vabbè, questo è Franco Califano, e c'era anche Franco. Poi ci torniamo su Franco Califano, mica c'erano basta così. Le canzonissime, c'era l'austerity. Pippo Baudo, c'è pure Baudo adesso. C'è, no, certo, per carità. Appunto. Poi, sì, appunto, c'era l'austerity, c'erano ancora un rigurgito di battaglie che già stavano, però si stavano smorzando rispetto... Guarda che bella questa foto qui. Ah, si vede? Sì. Vabbè, insomma. Sì, così c'erano tante cose e c'era stato... Perché devo dire ecco, che... Ecco, infatti, torniamo ancora un pezzetto indietro. Sì. 67. Ecco. C'è una certa Giuliana per te. Pronto, c'è una certa Giuliana per te. Che c'è un pezzettino. Ciao. Sandra, tu che fai? Passo prima dal parrucchiere. E non ci accompagni? Ciao. Ma che meraviglia, malizia pura. Ecco, diciamo, malizia pura, ma veramente, questo è stato un film per la regia di Massimo Franciosa, quindi anche grande sceneggiatore, tratto da un libro, che diciamo raccontava, proprio veramente, un certo... giovinezza dove il personaggio di Giuliana appunto è entrato proprio nell'immaginario sia delle ragazze che dei ragazzi, perché per le ragazze per la libertà, per questa capacità insomma di esprimersi in autonomia, per i ragazzi questo ed altro, diciamo, credo. Amori, grandi amori. Era comparso prima Franco Califano. Ha fatto la vocina proprio del grande amore. Beh sì, Franco è stato, perché è stato forse il primo grande amore, nel senso, io ero molto giovane, appunto, era il 67, mi pare, quindi io avevo 17 anni, per fare rapidamente i conti, perché sennò... E ci siamo conosciuti tramite un amico comune che è Gianni Minà, il grandissimo Gianni Minà, al quale mando un bacione, che mi parlava a tutti del califfo, di questo califfo, così, che dico, ma il califfo, ma uno come si fa a chiamare il califfo? Perché poi, nel senso, capito che io già mi vedevo i cammelli, le cose, perché il califfo, e invece poi ci siamo incontrati in una casa discografica, bello come il sole, dolce, carino, con una persona che mi ha conquistato, perché veramente io non ci pensavo proprio,
che c'avevo tanto da fare. Non c'ho tempo, non c'ho però... tempo. Però è stato invece, insomma, è stato un bel amore. Tant'è che lei nel recital... Sì, di quest'anno al Festival di Todi, mi hanno proposto, devo dire, Silvano Spada, il direttore artistico, di uno spettacolo sulle canzoni di Franco Califano. E quindi lei lo ha cantato? L'ho cantato. Ferma lì, l'ha cantato. No. Che mi, non dico mi vergogno, nel senso, perché è stata una strana alchimia, veramente questo... Chiama emozione. Si chiama emozione, meno male, proprio veramente, grazie. No, ma nel senso, perché io poi sono invece una abbastanza scevra, diciamo, non che sia una... però insomma, almeno a dimostrare. Però, quando mi ha parlato di questa cosa, io infatti avevo detto di no, perché io poi dico subito di no, anche il primo film che mi hanno proposto, che non era Giuliana, ma un altro, L'estate... Io ho detto no, dico subito di no, perché c'ho sempre altre cose da fare. E in questo caso perché coinvolgeva un po', insomma, però invece... Beh, poi, una parte privatissima anche, molto, no? Privata, sì, infatti, io ho sempre... Ma il califò ha scritto canzoni per lei? Credo parecchie, ma io non voglio stare a indagare, cioè lo so e non lo so, nel senso... Quella che... Una che le ha lasciato, cioè che è rimasta nel suo cuore, indipendentemente dal fatto che l'abbia scritta per lei... Per lei? Sì, certo. Per esempio, E la chiamano estate, sembra, cioè, perché sembra una canzoncina. Invece E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che esiste chi di notte pensa a te. Cioè, nel senso, poi noi amavamo, io amo tuttora, insomma, l'estate, il mare. Ama anche Roma lei, vero? Guarda. Va bene. Cioè, una domanda proprio velocissima, voglio sapere, sì. Diciamo, tra Ignazio Marini Marino, sì. Va bene. E Alfio Marchini, no, è per quello, perché stavo già sul secondo nome. Voglio solo sapere con chi lei andrebbe a cena questa sera. Scusa, ma uno nuovo, un appuntamento al buio. Un bel appuntamento al buio. Così. Mi piace moltissimo. Sì, perché sai, questo, insomma, l'abbiamo già, cioè, Marino credo che sia stato trattato molto male, nel senso, poi non vado a... che è troppo complicata la storia di Roma, no, è vergognosa. No, per carità, perché, no, io volevo solo sapere, però mi piace l'appuntamento al buio. Appuntamento al allora, buio, buon appuntamento al buio, Amida Medici.